Un saluto a tutti. Questo libro di Sergio Carlacchiani, Indiscrezioni nel fortilizio. Carlacchiani è un poeta che nella poesia vede la totalità dell'esistere. Infatti è un poeta che recita, ma dove la figura dell'attore e quella del poeta sono totalmente compenetrate, dipinge, fa delle performance. C'è un modo di afferrare la realtà con tutto se stesso, con tutte le possibilità che vengono date dall'arte e dalla tecnica. E nel complesso della vita ciò che lo affascina di più è l'arte e la poesia. La poesia è intesa come il complesso di tutto ciò che è bello, che ci fa tremare, ci fa sognare, ci fa guardare. Ecco, è un verso che scorre come un fiume, come un torrente, che non vuole punti, punteggiature, soste, proprio perché è una pienezza delle cose che vuole toccare, provare a toccare l'indicibile, sia quando si presenta sotto i colori più cupi e ancora di più quando si presenta per alcuni tratti con colori luminosi. In particolare, quello che io ritengo le parti più riuscite sono quelle della memoria. C'è una poesia, pagina 57, dove lui ricorda tutto dell'infanzia, i pantaloni corti d'inverno, la spuma, il chinotto, l'aranciata, la spuma, l'ho bevuta tante volte anch'io, i ramarri, le cerbottane, le fionde, che sono tutti gli strumenti dei giochi della mia generazione e anche di quelle dopo, per me che anni molto più giovane, ma ci ha racconta un mondo lontano. Ecco, in questo senso totale della vita, e in questo cercare di afferrarla, di prenderla, di percepirla, mi sembra che le pagine dei ricordi siano le più lievi, e a mio parere anche le più lievi nel senso di leggere, luminose, e per me anche le più riuscite.